Buona domenica, gentili telespettatori, e ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. La scuola non è un algoritmo, le rappresentanze sindacali unificate nell'appello. Sentiamo. Avendo fatto io l'esperienza di, sono un docente, di essere stato anche precario, secondo me sia gli uffici che l'ufficio scolastico territoriale, che ci lavora all'interno, che anche naturalmente i precari, sono vittime di questo sistema. Per un'idea che l'algoritmo sia preciso, che tutto si possa fare online, si dimentica che sono persone e che probabilmente se tutto questo venisse fatto in presenza, non ci sarebbero tutti i problemi di rinunce, non ci sarebbero gli errori che sono stati, o almeno i paventati errori, poi da verificare, che i precari lamentano. Rabbia e frustrazione, perché purtroppo i precari sono esseri umani come tutti quanti noi, hanno e vivono una vita come tutti quanti noi, quindi hanno tutto il diritto di vedersi assicurare un lavoro, soprattutto alla luce dei precari che oggi sono precari storici. Io definisco precari storici, cioè persone che hanno alle proprie spalle non meno di 15, 20, 25 anni di esperienza, e mi soffermo su questa cosa qui, esperienza. Quindi queste persone qui non meritano ogni anno di vivere questi momenti di ansia, di timore e addirittura di non ricevere una cattedra alla luce della propria esperienza. Il problema principale da risolvere è non dare in appalto tutti gli anni questa informatizzazione, perché così se la ditta appaltatrice è sempre la stessa, magari risolve i problemi che sono affiorati negli anni precedenti. Invece così ex novo tutti gli anni abbiamo non solo i problemi precedenti, ma anche i problemi del momento. Purtroppo, spiace dirlo, che gli uffici, se ci muoviamo in maniera unitaria, non temono né reclamo né ricorse, perché se si va in causa l'avvocato glielo paga lo Stato, non lo teme il dipendente pubblico di ufficio o dirigente, perché tanto è lo Stato e quindi siamo noi a pagare loro. Mentre se io commetto un errore di progettazione, di direzione dei lavori o faccio un errore professionale, io vado in causa e la pago io la causa. Qui non è così. Allora l'unica cosa che temono gli uffici sono attraverso le comunicazioni pubbliche che vengono rese in conferenza stampa, grazie a voi organi di informazione che rendete pubblici questa situazione anomala, in modo che loro cominciano a essere sensibili, e speriamo che lo siano. Non è affatto vero che in questi giorni noi avremo tutti i docenti in cattedra, perché la scuola comincia domani, quindi questo è un dato di fatto. Naturalmente la colpa non è dell'ufficio scolastico provinciale o regionale, la colpa è delle regole. Le regole non sono chiare, ci sono docenti che si sono messi in graduatoria pur non sapendo bene quale fosse la classe di concorso a cui avevano accesso, hanno deciso di far comunque la domanda perché non capivano, ci sono decreti, stradecreti, cose da capire, esami da controllare, controlli che richiederebbero dei mesi. Quindi non hanno potuto gli uffici controllare in pochi giorni tutte le credenziali degli insegnanti, e quindi è successo che molti sono stati nominati, io sto parlando, ho sott'occhio la situazione sia della provincia che però di tutta Italia, è una situazione che richiede attenzione, richiede un cambiamento. Basilica e Scurolo in visita esclusiva. Buongiorno a tutti, sono Matteo del FAI Delegazione di Novara e vi invito tutti a questo evento unico che ci sarà il 15 di settembre dalle ore 14. Infatti la Basilica di San Gaudenzio e tutto il complesso basilicale aprono al pubblico. Sarà una visita esclusiva dove la parrocchia di San Gaudenzio, la fabbrica lapidea, i gaudenziani e anche il FAI saranno tutti insieme per aprire il complesso. Quindi potrete venire e visitare la cupola, il campanile, la basilica, lo scurolo, anche la sacrestia e anche la Cappella di San Giorgio. Quindi venite tutti perché è un'occasione davvero irripetibile. Quando? Il 15 di settembre dalle ore 14, e potete prenotarvi a novara@delegazionefai.fondambiente.it. Formazione regionale per la polizia locale. Sentiamo. Un corso molto importante perché serve a formare i nuovi agenti che serviranno negli enti locali di tutta la regione Piemonte.
Oltre alla formazione, che è importantissima per i nostri agenti di polizia locale, è intenzione della Regione Piemonte anche erogare dei contributi agli enti locali per le attrezzature e le divise degli stessi agenti. Settima edizione di Scarabocchi. Sì, credo che sia questo, che sia creare un cosiddetto circolo virtuoso che ogni anno comunque studia una proposta per la città, ma soprattutto che studia una proposta per i bambini e le famiglie, facendo tesoro del momento anche storico in continua evoluzione in cui ci si trova a vivere. Questo è un momento che oserei quasi dire di baraonda educativa, per usare un termine, un eufemismo forse, forse anche peggio, cioè nel senso delle difficoltà che comunque tutti troviamo a relazionarci e a studiare anche le reazioni, le emozioni, le passioni dei bambini e delle famiglie stesse. Quindi un momento di grande sforzo per tutti, per questa squadra che sta lavorando e che continuerà a lavorare poi per tutto l'anno nei confronti del progetto stesso, ma perché si sia sempre presenti non con estemporaneità ma con la forza della bellezza di un messaggio. L'importanza del territorio diventa fondamentale, non è un evento estemporaneo, ma è un evento che coinvolge le istituzioni, le aziende, gli sponsor, tutti coloro che comunque credono nel messaggio culturale ed educativo che il Circolo dei Lettori comunque propone attraverso questo festival. Quindi è naturale che vada un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale che ci supporta con non solo contributo ma anche con la concessione di uno spazio così importante come quello del complesso monumentale del Broletto, che vivrà 3 giorni di festa per la città. Sono gli sponsor stessi che hanno dato e danno proprio un supporto importante, riconoscendo la validità stessa del progetto educativo. Quindi grazie a Fondazione Comunitaria del Novarese, grazie a Comuni Ferrari, a CNA che ci sostiene ormai da 3 anni, grazie a CBA Consulti, alla Fondazione De Agostini, a Trasgo, a tutti coloro che in modo diverso e con anche competenze, se vogliamo, diverse, credono però nel messaggio educativo, come torno a ripetere, del Festival Scarabocchi. E allora ci si vedrà insieme. Ci si vede, dal 13. Ci si vede presto, vi aspettiamo tutti il 13 sera all'Arengo del Broletto. Ed ecco la sartoria sociale di Via Falcone. Da quanto tempo sei qua? Io sono qua dal 2022, poi io ho studiato moda alle superiori, quindi ho finito nel 2016, successivamente mi sono laureata in psicologia, quindi qua ho modo di unire le due cose, quindi vedo tante persone e appunto insegno e... è divertente, vedo tante storie, tante... Oggi è una giornata ovviamente particolare, insomma, il laboratorio così, ma che unicità trovi e come riesci a dare il meglio di te stessa qua? Dal meglio di me stessa, appunto, stando insieme alle persone, insegnando quello che mi piace, la mia passione, quindi il creare qualcosa di unico, che è irripetibile, che nessun altro ha, quindi in questo modo. Mentre si crea un astuccio personalizzato, chi viene qua, chi frequenta la sartoria? Frequentano tante persone, principalmente di anche etnie differenti, che magari vogliono appunto imparare un nuovo mestiere, avere delle nuove competenze e poi eventualmente inserirsi anche nel mondo del lavoro. Alcune delle nostre signore le abbiamo appunto finalmente inserite in sartorie nuove, quindi con le competenze che hanno acquisito qui. Quindi... E ancora per tutta la giornata di oggi si terrà il tradizionale appuntamento a Vercelli con il Foratut, affari per commercianti e acquirenti, ma anche tanta musica e divertimento. 14-15 settembre inizia la versione autunnale degli eventi vercellesi e inizia con il Foratut, un appuntamento sempre molto atteso. Con noi l'assessore agli eventi, nonché vice sindaco di Vercelli, Domenico Sabatino. Allora,
c'è questo appuntamento che sarà importante sia per i commercianti che anche per gli acquirenti. Certo, due volte all'anno, grazie al lavoro fatto dall'amministrazione comunale e da Ascom, facciamo questo evento che si ripete ormai da anni e anni, che è il Foratut. Praticamente tutti i commercianti hanno la possibilità di mettere le loro merci in strada, la gente passerà, potrà acquistare, acquisterà anche a dei prezzi di favore, perciò chiuderemo l'estate con queste due giornate che permetteranno ai cittadini di poter fare degli affari, perché si trovano sempre degli ottimi affari, e al commerciante di permettere a lui di far fuori le ultime merci a magazzino, in modo da dare anche lì una boccata d'ossigeno al commercio, che in questo momento vive una situazione un po' difficile. So che anche attività non centrali hanno chiesto di poter venire in centro ad esporre i loro prodotti, proprio per dare un impulso in questo momento abbastanza di stallo. Sì, da un po' di anni permettiamo anche ai commercianti all'esterno, diciamo un po' più distanti dal centro, di venire in centro e poter posizionare la loro bancarella per poter fare anche loro degli affari. Insieme a questo vi saranno anche in giro per le strade di Vercelli dei gruppi che suoneranno e allieteranno anche la passeggiata dei nostri cittadini, perciò diciamo che prendiamo due ottime, due piccioni con una fava, perché grazie a questo movimento diamo una mano sia ai cittadini e sia ai commercianti. Gioia in Valsesia per la notizia che il vescovo Brambilla proseguirà il suo mandato per altri due anni. Soddisfazione in Valsesia all'annuncio che Monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, resterà alla guida della diocesi ancora per due anni. È il presidente dell'Unione Montana Valsesia, Francesco Pietrasanta, a rivolgere a Monsignor Brambilla i suoi auguri insieme a quelli dell'Unione Montana Valsesia, perché, dice Pietrasanta, possa svolgere il suo ministero sotto i migliori auspici. Monsignor Brambilla, aggiunge il presidente, una personalità di grande impatto. Più volte abbiamo avuto il piacere di averlo ospite in Valsesia e ogni volta il suo carisma ha conquistato tutti. Uomo capace di parlare a tutti, dai bambini agli adulti, piacevolmente simpatico nelle conversazioni, straordinariamente profondo nelle celebrazioni ecclesiastiche. Monsignor Brambilla ha più volte dato prova di essere conoscitore ed estimatore delle valenze artistiche e delle tradizioni della Valsesia. A breve cadrà l'anniversario della proclamazione della Beata Panacea, patrona della Valsesia, un evento che Monsignor Brambilla ha presieduto l'anno scorso, accogliendo la proposta scaturita da Don Matteo Boroni e da Don Damiano Pomi di Gemme, e lasciando così un segnale forte di attenzione alle tradizioni valsesiane e all'amore di questa gente verso la pastorella e i valori da lei rappresentati: carità, pazienza, sopportazione, valori nei quali, dice Francesco Pietrasanta, gli uomini e le donne di montagna si sono sempre riconosciuti. E ancora la Valsesia unita per creare una nuova scuola superiore a Varallo, un istituto agrario specificatamente dedicato alla montagna. In Valsesia sta nascendo un progetto molto importante per il mondo scolastico. Si parla di un corso professionale di agraria con specializzazione in agricoltura di montagna. L'idea è partita a seguito dei tavoli di concertazione legati alle aree interne, da cui è emersa questo interesse sia da parte del mondo economico che da parte di quello della scuola. Un'idea raccolta dal sindaco di Campertogno, Miriam Giubertoni, che insieme all'Unione Montana sta procedendo su questo lavoro. Allora, dai tavoli di concertazione è emerso chiaro l'esigenza di avere una scuola di questo tipo, anche perché qua non c'è niente di specifico, bisogna andare molto lontano. Sì, al momento c'è solo Romagnano, che però ha un corso di studi non collegato al nostro contesto ambientale, e si trovano poi ad Aosta e a Crodo, dove i nostri ragazzi si spostano molto spesso per frequentare corsi più dedicati. Quindi voi vi siete rivolti anche alla dirigente dell'Istituto Alberghiero del territorio, che ha una specializzazione in materie naturalistiche, la quale ha accolto con molto favore la vostra proposta, e state procedendo. Vi siete rivolti anche alla provincia, e la provincia cosa vi ha chiesto? Ci ha chiesto dei dati, perché per quanto l'idea sia sicuramente molto interessante anche per loro, ci ha chiesto di capire qual è la propensione reale del territorio. Per questo motivo stiamo predisponendo dei questionari anonimi che distribuiremo tramite gli istituti, e anche in realtà useremo anche
dei canali un pochino più informali, i gruppi di WhatsApp delle mamme e dei papà, per raccogliere appunto quelle che possono essere informazioni molto utili per poter perorare questa causa, proprio perché i numeri possono darci una mano a raggiungere l'obiettivo. C'è un numero minimo che dovete raggiungere? Al momento non ce l'hanno comunicato, ma io sono molto ottimista e non lasceremo assolutamente cadere questa, che è una esigenza del territorio, delle aziende sul territorio, che sono circa un centinaio, e soprattutto dei sindaci che hanno insieme a me sostenuto questa idea, e che semplicemente io qui oggi rappresento, ma insomma... Siete in tanti. Sindaco, l'obiettivo è di avere questa scuola già per il prossimo anno scolastico? Assolutamente sì, per l'anno scolastico 2025-2026. Ed è stata presentata giovedì al Dal Lago la nazionale di hockey femminile, che inizierà lunedì i mondiali. Abbiamo intervistato l'allenatore Massimo Giudice. Sicuramente un mondiale importante, un mondiale in casa, quindi le ragazze sono motivatissime, siamo pronte. Purtroppo abbiamo avuto un infortunio grave alla Golden Cat, si è infortunata Tamiozzo, la nostra punta, quindi siamo un attimino in emergenza per quanto riguarda il reparto d'attacco, ma sicuramente chi la sostituirà nel gruppo delle Under 17 sono pieni di grinta, pieni di volontà e sparano bene sicuramente. È un girone abbastanza duro, perché anche l'Inghilterra ci ha dato sempre filo da torcere in tutte le manifestazioni. Sarà la gara d'esordio, poi vediamo in base a come andrà con l'Inghilterra, ci regoleremo sulle partite successive, che sono sicuramente più impegnative. I riscontri da Golden Cat come sono stati secondo lei? No, abbastanza positivi, infatti ce la siamo giocate con tutte, risultati sì, anche se abbiamo perso di misura, sempre di un gol di scarto, tranne la partita col Portogallo, ma era una partita particolare perché ancora eravamo in preparazione, non avevamo nelle gambe due partite nella stessa giornata, quindi quel risultato lì, il 5-0 col Portogallo, è più una questione fisica. Le altre gare sono state tutte equilibrate e tutte giocate bene dalle ragazze in prospettiva appunto mondiale. E termina con questo servizio questa edizione del nostro telegiornale. Non mi rimane altro che augurare a tutti quanti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.